Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questa nuova recensione. Oggi con il bellissimo colore verde di Proraso che andiamo a completare, no, la nostra bandiera italiana. Andiamo a completare il nostro trittico di recensioni che hanno visto come protagonisti i rasoi di Focus. Andiamo a spalmare subito un po' di prebarba, il viso è già caldo, ho fatto la doccia da pochissimo. Quindi andiamo a spalmare la Proraso Verde, barba Proraso Verde, eccolo qui, del quale sono convinto che sarete un po' tutti quanti contenti, visto che la Proraso Verde è la crema più amata e quella più presente nelle nostre case, tant'è che quasi l'80% di voi mi ha detto di utilizzare felicemente la Proraso Verde, con la quale si trova benissimo perché è una crema molto efficace, molto economica, che si trova dappertutto in qualsiasi supermercato, quindi facilissima reperibilità. Soprattutto so che sarà contentissimo Ciprian, che saluto, sarà stracontento perché lui utilizza Proraso Verde da 30 anni e ogni volta che la vede nei miei video so che mi commenta per primo. Grande, veramente ottimo. E poi ragazzi, sta cominciando a fare un caldo bestia, qui fa veramente caldissimo anche a Londra, e quindi il mentolato assieme all'eucalipto della formulazione di Proraso Verde è veramente un toccasana fantastico, veramente spettacolare. Ok, quindi dicevamo, oggi completiamo il trittico sulle recensioni dei rasoi Tritoc di Focus. Ragazzi, un po' mi dispiace andare a terminare le recensioni, ne avrei voluti provare altri 20 di questi rasoi Tritoc, purtroppo ne fanno solamente 3. E quindi andiamo a completare dopo aver provato il flat, quindi il rasoio più gentile di tutta la gamma, che lo potete veramente utilizzare come un multilama, ci potete fare tutte le passate che volete, come volete, e non vi ritirerete mai la pelle. Siamo poi passati allo slant, quindi comunque una testina super gentile come poteva essere quella del flat, però un pelino più efficace proprio dovuta alla torsione della lama, no? Che fa questo effetto ghigliottina, quindi va a recidere molto meglio il pelo. Oggi invece andiamo a provare l'R52 concave oppure concavo, se lo pronunciamo all'italiano, ma visto che loro hanno scelto di utilizzare l'inglese concave, nella bellissima colorazione molto elegante nera. Naturalmente anche questo è totalmente in alluminio anodizzato, ve lo faccio vedere qui in camera, andiamo a tirare fuori la sua confezione. Anche questo naturalmente non l'avevo mica provato, è la prima volta che lo andiamo a testare. Peso sempre 40 grammi, dove 10 sono relativi alla testina e 30 sono invece del manico, quindi 40 grammi, anche questo un rasoio leggerissimo. Il manico ormai lo conosciamo, molto bello. Guardate sul nero quanto spicca il brand Focus. E la scritta Made in Italy, anche sulla testa abbiamo questa scritta Focus Trito Concave. Allora possiamo vedere insomma che questa testa, vedete, è un po' più alta rispetto all'altra, non è un vero e proprio flat, mantiene sempre le caratteristiche di questa bellissima e veramente efficace guardia di sicurezza che lo rende comunque gentile, ma allo stesso tempo è più efficace perché, come vedremo fra poco, qui la lama dovrebbe essere più esposta rispetto ai suoi fratellini. Quindi se il flat era molto 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 efficace, tanto oggi utilizziamo Gillette 7 O'Clock Super Platinum. Diciamo, se nel fratellino più piccolo, no, il flat, la lama era esposta pochissimo, il gap era minuscolo, veramente irrisorio, e quindi l'efficacia di taglio era più su delle barbe corte. Con la barba lunga abbiamo visto che ha arrancato un pochino. Con il flat, nonostante sia il gap che anche l'esposizione della lama fosse più o meno simile, il rasoio è andato molto più in profondità, soprattutto nella seconda passata, quella che abbiamo fatto in obliquo. Questo invece, avendo una lama più esposta, che andiamo adesso a montare, dovrebbe essere sì, gentile sulla pelle, grazie al gap minore. Ok, tanto mettiamo qui.
ma anche efficace, visto che la lama dovrebbe essere quindi più esposta. Ragazzi, il prezzo anche di questo rasoio è di circa 65 euro, quindi ci vorranno 65 euro per portarvelo a casa, ed anche questo lo troviamo in varie colorazioni. Andiamo a stringere il manico, dopodiché andiamo a controllare la lama. Ok, infatti si è sentito un piccolo crack, qui la lama è un po' più piegata, vedete, la lama è leggermente più esposta, vedete il gap è maggiore. Ora il rasoio è nero, chiaramente, quindi si vedrà un po' di meno, però vedete il gap è maggiore. Ok, quindi questo dovrebbe farci capire. Vediamo un po' se riesco a farvelo vedere qui che c'è la luce, vedete la lama. Vedete, il gap è maggiore, la lama quindi è un po' più esposta. Credo che questo possa andare bene tranquillamente anche sulle barbe di 3 giorni. Oggi stiamo parlando su una barba di 2 giorni e mezzo, diciamo 3, quindi insomma una barba abbastanza dura. E utilizzeremo un pennellino classico, economico, l'S Brush di Omega. Quindi oggi siamo comunque in una fascia di rasatura economica per quanto riguarda pennello e crema, dove invece il prezzo maggiore è quello del rasoio. Ragazzi, io direi di iniziare con l'insaponata, quindi vado a mettere qualche goccetta d'acqua calda, quindi una coppettina di ProRaso, qui facciamo piovere un po' d'acqua per far sciogliere il sapone, ci metto anche un altro pochino, che lo andremo a prelevare direttamente dalla ciotola. Quindi ragazzi, ProRaso verde, oggi vedete già come si sta sciogliendo, perché fa veramente caldo. E capirai, utilizzando l'acqua calda, oggi proprio il top. Quindi, credo di aver detto tutto su questi rasoi che chiaramente continueremo ad utilizzare sul canale dopo averli provati con il must dei saponi italiani, quale ProRaso, come dicevamo, presente in ogni casa. Li andremo poi anche a testare con delle creme un po' più blasonate, ok? Delle creme più costose, delle creme magari anche a volte più efficaci, quindi li ritesteremo tutti quanti. Soprattutto pensavo di fare anche un confrontino fra la testa flat e la slant, visto che in tanti mi avete detto: ma se io ho già il flat, mi conviene acquistare lo slant, è veramente più efficace, oppure è meglio averli entrambi? Ragazzi, faremo magari un video con il Too Faced, quindi con la faccia divisa in due, stesso sapone, stesse lamette, proveremo da un lato il flat, dall'altro lato invece lo slant, in modo tale da vedere l'efficacia di taglio su una barba di un paio di giorni, non di più, ok? Quindi utilizziamo una barba corta, visto che quella è una lametta specifica per barbe corte. Vado a idratare nuovamente il viso e poi iniziamo con il montaggio della crema. Come sempre, ragazzi, non sono andato a sciacquare via il pre-barba, ho solo idratato il viso, quindi se vi sembrerà che io abbia sciacquato via il pre-barba, no, pre-barba rimane, ok? Ok, pennellino, andiamo a togliere tutta l'acqua. Ne lasciamo solamente un po' di questa, diciamo, chiamiamola di vegetazione che è qui nella coppetta, il resto lo andiamo comunque a recuperare quasi quasi, ci può servire per dopo quando dovremo andare ad inumidire il pennello nuovamente, quindi ce la vado a mettere qui nella, ecco qui, nella tazza di Edwin Jagger. Allora, andiamo a prelevare con le punte il sapone ProRaso dalla sua ciotola originale. Ciotola che tra l'altro, ragazzi, ho visto ultimamente in offerta addirittura a 2,29 euro, insomma, quindi veramente super economico ormai questo ProRaso. E andiamo a prelevare in abbondanza, come è di consueto qui sul canale, dove non siamo dinosauri, perché qui altrimenti poi, ma tu quando fai le recensioni utilizzi il sapone per 50 rasature, io ci faccio 5 rasature con il sapone che usi tu. Questi sono uno dei classici commenti che mi arrivano qui sul canale. Ok, ecco qui abbiamo prelevato il sapone, non credo che ce ne servirà di più, che la barba in fin dei conti è una barba di pochi giorni, vedete, non è una barba tanto lunga. Ok, ci siamo. Andiamo ad inumidire un altro po' il pennello e direi di partire con il montaggio del sapone direttamente in viso con l'economicissimo S Brush di Omega da 3,90 euro. Questa freschissima ProRaso verde, veramente fantastica. Che bello, ragazzi, il mentolo unito all'eucalipto
è qualcosa di eccezionale. Fatemi sapere cosa ne state pensando di questi rasoi di Tritok. So che qualcuno di voi ha già acquistato il flat perché ha lamentato una pelle molto sensibile e si è trovato subito bene. Tra l'altro mi dicevate addirittura che siete arrivati a raggiungere il BBS con il flat, una cosa che secondo me è fantastica. Ma il flat comunque, se utilizzato con la mente performante, l'abbiamo visto sulla testina dello slant che abbiamo utilizzato con le feather, si comporta veramente benissimo. Ok, acqua, serve acqua. Si comporta veramente veramente benissimo, ragazzi, è un ottimo rasoio secondo me, quindi con delle lamette performanti. La loro testina così gentile progettata, no? Specificatamente per le pelli sensibili, secondo me è adatta tantissimo anche a chi sta iniziando il proprio percorso nella rasatura tradizionale, insomma nel wet shaving, perché è chiaro che la pelle all'inizio è un po' più sensibile, è abituata al multilama. E una testina come questa qui dei Tritok sembra veramente fatta ad hoc, quindi ritagliata su misura di queste persone. Avete visto, infatti non abbiamo avuto per nulla irritazioni con l'utilizzo dei primi due rasoi. Adesso vedremo con questo concave. Sciacquiamo con acqua calda. Bellissima la colorazione nera di questo alluminio, veramente veramente fantastico. Lo ricordo, alluminio anodizzato e rasoio ricavato da un blocco pieno, angolo abbastanza aperto, lo proviamo all'inizio così. E ragazzi, questo già si sente che scende più in profondità, guardate. Ricordo, le lamette sono delle Gillette 7 O'Clock Super Platinum. Andiamo a vedere subito il risciacquo, anche se è nero. Questa volta non so se si vedrà per bene il risciacquo del rasoio, ma comunque abbiamo imparato dal flat e dallo slant che queste fessure garantiscono un drenaggio dell'acqua fantastico. Dicevamo, alluminio e rasoio ricavato dal pieno, quindi per asportazione del materiale. Lo ripeto perché magari qualcuno non ha visto le recensioni dei fratellini flat e slant, quindi anche questo concave è chiaramente ricavato dal pieno, quindi molto molto robusto e leggerissimo. Si stanno comportando benissimo queste 7 O'Clock su questo rasoio. Andata molto bene già sui lati. Ragazzi, si sente la differenza, quindi ve lo dico da subito, la differenza c'è in confronto al flat ed anche allo slant. Questa esposizione della lama, seppur non esagerata, fa in modo che il rasoio sia molto più efficace. Seguendo il face mapping, io qui vado dal basso verso l'alto. Anche da quest'altro lato. Vedete, e non irrita la pelle assolutamente, nemmeno questa versione. Quindi sì, credo che sia la più efficace dei tre. Così, ragazzi, sempre a caldo, Vedete, è stata una prima passata, no? Velocissima, vedete? Nessuna irritazione. Adesso andiamo a risciacquare il viso, procediamo con la seconda insaponata e con l'obliquo. Fantastico, fantastico. Super efficace, mi è piaciuto tanto. Andiamo a prelevare giusto un altro pochino di sapone, quello che è rimasto qui in superficie dalla ciotola. Vedete, giusto questo. Ok.
e andiamo a spalmare un secondo strato di crema, di sapone, ed effettueremo la prova del taglio orizzontale o obliquo. Già siamo scesi in profondità, tanto, tanto, senza irritare. Ottime queste 7 o'clock su questo tipo di rasoio. Sono piaciute veramente tanto. Non mi ricordo di averle già provate in qualche altro video. Penso di no. Credo che sia la prima volta che utilizziamo le 7 o'clock che mi avete comunque consigliato in tanti. Le 7 o'clock in tanti me ne avete parlato bene e le state utilizzando. Tra l'altro, ragazzi, sono contento che sia arrivato il rasoio King... Sì, Gillette, King Camp Gillette, no? Che abbiamo spedito qui da Londra. Mi state scrivendo in tanti, mandandomi le foto, vi è piaciuto, ma non avevo dubbi perché è veramente un bellissimo rasoio da tenere nella nostra collezione. Sono veramente contento che siate rimasti soddisfatti di quello che siamo riusciti a fare. Ammetto che non è stato tanto semplice perché... ogni giorno mi arrivava una, due o tre mail o messaggi privati dove mi chiedevate di spedire un rasoio, quindi ho dovuto fare una cosa come una decina di ordini e farli arrivare a casa per poi preparare i pacchi. Ma sono veramente contento, l'ho fatto con piacere, come vi stavo dicendo, e sono contento che siete rimasti tutti soddisfatti. Ok, quindi io direi di andare un obliquo. Ragazzi, siamo liscissimi, eh? Eh sì. Fantastico. Sì, veramente efficace. Quindi, diciamo... vedete, una rasatura molto semplice. Veramente tranquilla. Quindi direi... barba di un giorno, probabilmente il flat. Barba di 2 giorni, probabilmente lo slant. Da 2 giorni in poi, assolutamente il concave. Fantastico ragazzi, è spettacolare. Probabilmente qualche ritocchino non sarà da fare sotto il mento, vedremo adesso alla fine. Perfetto. Grazie. Abbiamo già terminato. Una rasatura velocissima, dove non c'è da prestare tantissima attenzione. Si sente che il rasoio è un po' più... Si sente che il rasoio ha la lama più esposta, quindi è un pelino più aggressivo, ma come avete visto, nemmeno più di tanto. Possiamo andare tranquilli nella nostra rasatura di una barba di 3 giorni. Adesso passo al risciacquo e poi al lume di rocca. Fantastica la freschezza della ProRaso verde, veramente piacevole nella rasatura di oggi. Al lume di rocca, sempre ProRaso, quello che vi faccio vedere per adesso in ogni video. Utilizzeremo anche l'ultimo arrivato, anche il nuovo, non vi preoccupate, utilizzeremo anche quello. Passiamo alla nostra pietra di allume su tutto il viso per andare a disinfettare, iniziare a chiudere i pori e aiutare la pelle a idratarsi nuovamente con il nuovo risciacquo e con l'aftershave. Perfetto. Questa continuo a consigliarvela in ogni video, quindi abbiate sempre una
pietra di allume nel vostro corredo da wet shaving, soprattutto se siete agli inizi. Allora, c'è un pelino di bruciore in più oggi rispetto agli altri due rasoi. Questo significa che il rasoio effettivamente è andato un po' più in profondità, che questo concave è andato più in profondità, unito alle Gillette 7 o'clock Super Platinum. È stata una rasatura molto più efficace. Ora vorrei anche vedere se la lama è appiattita così tanto sulla testa del rasoio, come abbiamo visto per il flat e per lo slant, tanto da avere delle difficoltà da estrarlo. Quindi andiamo a prendere il nostro rasoio, lo sciocchiamo intanto che l'allume fa il suo effetto. Ok, andiamo a svitare il manico. Ok, togliamo la guardia di sicurezza. Ecco, anche in questo caso possiamo vedere che la lama è perfettamente integrata, vedete, nella testina, quindi potrebbe essere un po' difficile da togliere, ma vedete, il concave ha questa piccola incurvatura che ci permette di riuscire ad estrarre tranquillamente la lametta con le mani, cosa che invece sul flat e sullo slant era un po' più scomoda, tant'è che, vi ricordate, ho dovuto un po' aiutarmi con la stessa carta, l'involucro, diciamo, della lametta per estrarre la lama. Ok, io credo che l'allume, visto che deve stare in viso circa 30 secondi, 20 secondi, abbia già fatto il suo effetto. Vado a risciacquarlo con acqua fredda, quindi termino di chiudere i pori e poi passiamo alla lozione dopo bagno. Perfetto ragazzi, questo concave di Tritox si è comportato benissimo, la rasatura è stata molto profonda, abbastanza confortevole, così come sono state ottime le Gillette 7 o'clock Super Platinum. La lozione che andiamo a utilizzare, naturalmente, seguendo la linea, è la Proraso Verde. Io ce l'ho qui nel mega bottiglione da 400 ml con l'erogatore, con il vaporizzatore. Ok, perfetto. Oh ragazzi, fantastico, che bella freschezza. Come sempre, spero che questa recensione possa essere piaciuta, in tal caso un like, regalatemelo, perché è graditissimo. Se è il primo video che guardate sul canale, non dimenticate di iscrivervi e di attivare la notifica della campanella per non perdere l'uscita dei prossimi video, delle prossime recensioni di lamette, creme, saponi, pennelli e quant'altro, soprattutto anche riguardante la parte della mobilità elettrica del canale o degli investimenti. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi Tritox, di tutta e tre la gamma. Fatemi sapere se li volete vedere in qualche altro video con qualche crema, con qualche sapone specifico, ok? Di sicuro faremo, come vi dicevo, il confronto fra il flat e lo slant. Sempre in descrizione vi lascio anche il link direttamente al sito del produttore dal quale potete acquistare questi rasoi. Oggi il concave era l'R52 nella colorazione nera. Mi avete chiesto che cos'è il secondo numero che si vede a parte il modello, quindi R51, R52, R53. L'altro numero è solamente il colore, non vi preoccupate perché i rasoi sono identici. Ok, la rasatura che abbiamo raggiunto è veramente profondissima, non ci sono state zone da dover correggere, quindi per una barba di 3 giorni questo concave è stato veramente veramente eccezionale. Io con questo vi saluto e vi mando al prossimo video, ragazzi, un mega abbraccio dal vostro Far West.